Preso in flagranza dalla polizia mentre spaccia cocaina, l'ex pista dei go-kart ha arrestato un pensionato di 70 anni con numerosi precedenti penali. Celebrata a Pesaro la festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate, in prefettura consegnate le medaglie dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Sindaco Seri scrive una lettera alla calciatrice minorenne insultata per il colore della pelle. Sono deluso, arrabbiato e offeso, ha detto il primo cittadino. Devi continuare a rincorrere quel pallone. Nella prossima partita io sarò con te. Si vince insieme e si perde insieme. Servizio idrico a Fano, un contatore su tre in telelettura entro la fine dell'anno. Tanti vantaggi, tra cui l'individuazione delle perdite e le bollette basate sui consumi reali. Cartoceto dopo il festival, il 6 e 13 novembre torna all'evento dedicato all'oro verde delle Marche. Novità della 45esima edizione, il profumo all'olio. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale. In apertura la cronaca con l'arresto di un settantenne residente a Fano, sorpreso in flagranza di reato dagli agenti del commissariato mentre vendeva droga all'ex pista dei go-kart a Sassonia. È successo nella tarda mattinata di ieri. I poliziotti avevano notato dei movimenti sospetti e la presenza di persone già note alle forze dell'ordine come tossicodipendenti. Una volta entrati in azione, gli agenti, diretti da Stefano Seretti, sono riusciti sia a fermare uno degli acquirenti che aveva appena comprato due dosi di cocaina, sia a bloccare il pensionato. L'uomo accusato di spaccio di sostanze stupefacenti stava già usufruendo di misure alternative alla detenzione. Infatti aveva già commesso anche di recente numerosi reati relativi allo spaccio e non solo. Questa mattina, dopo l'arresto, il giudice del Tribunale di Pesaro ha revocato la misura alternativa e l'uomo è stato portato nel carcere di Villa Fastiggi. Per il fatto di ieri, invece, il processo è stato rinviato al mese di dicembre. Il Tribunale di Ancona ha condannato a 3 anni di carcere il medico pesarese Massimiliano Mecozzi, di 60 anni, per omicidio colposo con interdizione dalla professione per 5 anni. Mecozzi aveva curato con rimedi omeopatici un bambino di 7 anni, Francesco Bonifazzi, di Cagli, morto a 7 anni, appunto per una otite batterica bilaterale. Francesco morì nel 2017 all'ospedale Salesi di Ancona, dove era arrivato 3 giorni prima in gravissime condizioni ed era poi stato dichiarato clinicamente morto. Passiamo alla festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate che è stata celebrata questa mattina a Pesaro, alla presenza delle cariche civili, militari e religiose, ma anche di decine di studenti dell'Istituto Agrario Cecchi. Il 28° Reggimento Pavia ha aperto le porte della caserma per condividere sentimenti e valori comuni con la cittadinanza in occasione del giorno dell'Unità d'Italia e della festa delle Forze Armate. Le celebrazioni sono iniziate con il picchetto d'onore Interforze e con l'ingresso delle associazioni combattentistiche d'arma, dei gonfaloni di Pesaro Urbino e del prefetto Tommaso Ricciardi, accompagnato dal comandante dell'unità pluriarma dell'esercito italiano, il colonnello Antonio Di Leonardo. È seguita l'alzabandiera alla presenza di un reparto d'onore Interforze in armi, composto dal personale dell'esercito, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e della Polizia Penitenziaria. Nell'occasione è stata deposta una corona in memoria dei caduti, poi il prefetto ha letto il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato la dedizione e il contributo delle Forze Armate che ha consentito all'Italia di divenire uno Stato unito, libero e democratico. La pace è un valore da coltivare e preservare, ha aggiunto il capo dello Stato, e più che mai l'odierna aggressione scatenata dalla Federazione Russa contro l'Ucraina ci chiama alla responsabilità di testimoniare concretamente le nostre convinzioni. Soldati, marinai, avieri, carabinieri, finanzieri e personale civile della difesa, la Repubblica, concluso, vi è grata per la vostra abnegazione e per l'impegno profuso. A prender parola è stato anche il comandante Di Leonardo. Noi ci teniamo affinché le nostre forze armate, l'esercito di cui io faccio parte, siano parte integrante della comunità
siamo al servizio del Paese non solo in occasioni di eventi quali crisi, guerre, conflitti, ma siamo qui per voi sempre, in ogni occasione. Una ricorrenza anche per ricordare soprattutto i più giovani, le persone, tutti coloro che hanno perso la vita per la propria patria. Assolutamente sì, questo è doveroso e come dicevo prima anche nel mio discorso, la memoria deve essere un fondamento del nostro vivere quotidiano, perché non c'è storia senza radici e senza radici non c'è neanche un presente e un futuro di pace e di prosperità. Il comandante poi ha ricordato il percorso che lo ha condotto fino al 28° reggimento Pavia. Io sono stato qui per la prima volta nel 2003, quando il reggimento era in chiusura, era in prevista chiusura ed era destinato a essere appunto un monumento, un parcheggio. Invece lo Stato Maggiore a me e altri ufficiali ha affidato il compito di riconfigurare quello che era il vecchio CAR, ovvero il reggimento di addestramento reclute, in un reggimento ad altissima valenza operativa che è quello che vedete oggi. Quindi per me è un ritorno, è una grandissima emozione perché ho fatto tanti passaggi qui come comandante nelle varie unità sottordinative del reggimento, quella la compagnia, il battaglione, e oggi sono onoratissimo di essere il 72° comandante di reggimento. Diverse le autorità civili, militari e religiose presenti oggi alla cerimonia. Il vice sindaco di Pesaro, Daniele Vimini, ha colto l'occasione per ringraziare il prefetto che a fine mese raggiungerà la meritata pensione dopo una vita al servizio dello Stato. È importante anche l'apertura che il comandante del 28° reggimento ha voluto tenere alla cittadinanza, non solo invitando questa mattina le scuole anche a prendere parte ufficialmente ai discorsi celebrativi, ma anche a visitare durante la giornata, come altri cittadini che lo vorranno, il 28° reggimento, la caserma, per conoscere il ruolo fondamentale che questo reggimento svolge nei teatri europei e mondiali di guerra e di scontro, per la comunicazione e per favorire, diciamo, la comunicazione anche tra i popoli oppressi o tra i popoli in guerra. In generale, appunto, oggi anche l'occasione per salutare nell'ultima uscita pubblica, oltre a quella che si terrà per l'onorificenza in prefettura, il prefetto Tommaso Ricciardi, cui ci ha legato non solo uno spirito di collaborazione importante con tutte le amministrazioni della provincia in questi anni, ma anche appunto un senso di comunità molto sviluppato che ha accompagnato sia l'uscita dall'emergenza della pandemia, ma anche momenti complessi, pensiamo anche agli ultimi fatti tragici delle alluvioni, insomma una presenza che le istituzioni a tutti i livelli, a partire anche dall'amministrazione, ha sempre sentito vicini, fino anche a avere compiuto l'apertura del Palazzo Ducale alle visite dei turisti e dei cittadini, il lavoro è già iniziato col prefetto Lapolla, quindi gli siamo grati, ovviamente un pizzico di rammarico lo salutiamo, ma ha terminato il suo mandato e quindi aspettiamo poi il nuovo prefetto con altrettanto entusiasmo. E le celebrazioni sono proseguite in prefettura, dove il prefetto Tommaso Ricciardi ha consegnato le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Riconoscimenti a diverse figure del mondo della sanità, della scuola e dell'imprenditoria. Nel salone metaurense della prefettura sono state consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a 18 cittadini della provincia di Pesaro Urbino, a premiarli il prefetto Tommaso Ricciardi. Una giornata questa che assume una connotazione particolare, ove si consideri il conflitto bellico in atto, quindi le nostre forze armate per Costituzione sono difesa, non offesa. Poi ho voluto, come ho detto, coronare questa giornata dando le onorificenze a queste meravigliose persone che abbiamo premiato, e soprattutto è stato un momento per me per salutare un po' la città, le istituzioni, insomma un po' tutti, perché un anno e mezzo trascorso qua è stato poco ma intenso. Nel dettaglio, 15 persone sono state nominate Cavalieri della Repubblica. Ufficiale invece la professoressa Marcella Tinazzi di Pesaro, commendatore il dottor Ferruccio Giovanetti di Mercatino Conca e grande ufficiale il dottor Alberto Dolci di Pesaro. L'emozione è veramente molta, perché è una cosa anche inaspettata e mi fa molto piacere, posso solo dire, spero di meritarmela. Chiaramente nella mia vita lavorativa ho sempre cercato di mettere davanti l'interesse generale e il bene collettivo. Speriamo di esserci riusciti e spero che questo premio, io lo chiamo tale, sia conseguente a quello che ho fatto. Ho avuto l'onorificenza di grande ufficiale, che è un'alta onorificenza, e spero di essermela meritata, perché mi riempie di orgoglio e effettivamente in una giornata come questa, insomma, fa veramente piacere vedere
tutte queste persone riunite che in qualche modo sono state utili alla società, svolgendo i loro incarichi sia di lavoro che di volontariato. Quindi sono molto grato a chi mi ha proposto e al Presidente della Repubblica che mi ha insignito di questa onorificenza, che ripeto è un'altra onorificenza ed è un alto onore per me riceverla, quindi anche una grande responsabilità per il futuro. Nel corso della cerimonia poi il prefetto ha consegnato una medaglia d'oro e un diploma di vittima del terrorismo all'ex ispettore della Polizia di Stato in congedo Antonio Cardinali, residente a Pesaro. Tra i premiati anche la presidente dell'Ordine degli Infermieri Laura Biagiotti. Oggi è stata una grande soddisfazione per noi infermieri vedere riconosciuto nella presidenza dell'Ordine di Pesaro Urbino questo benemerito. Un benemerito che ricade a cascata su tutti gli infermieri vaccinati che non hanno mai smesso di lavorare ininterrottamente sotto il periodo della pandemia. Fino a oggi, al 1° di novembre, loro non hanno mai smesso di lavorare, sacrificando la famiglia, sacrificando le ferie, non sono mai venuti a meno. Al contrario, noi dell'Ordine, essendo anche noi infermieri, abbiamo subito invece da una piccola parte di questi colleghi, veramente pochi, neanche il 2%, addirittura minacce, aggressioni, ricatti, denunce, e per noi è stato veramente difficile. Abbiamo sacrificato anche noi dell'Ordine con l'impegno tutte le ferie per poter assolvere gli adempimenti di questa normativa dell'obbligo vaccinale, proprio perché dovevamo farlo, perché sussidiari dello Stato. Ci è stato calato dall'alto, non siamo stati noi a decidere una normativa. Per questo diciamo che a tutt'oggi quei 10-17 infermieri che possono rientrare al lavoro non faranno la differenza, perché siamo andati avanti fino ad oggi, ma è bene che rientrino, magari hanno compreso anche le difficoltà su cui abbiamo improntato il lavoro, anche perché le vere carenze non sono 10-12 infermieri. Le carenze vere sono di numeri molto più alti. Per riorganizzare la sanità nella nostra provincia ci vogliono ben oltre di questi numeri, si parla di centinaia di infermieri. Il sindaco di Fano Massimo Seri ha scritto una lettera alla calciatrice di 15 anni dell'Ancona Respect, che domenica scorsa è stata insultata per il suo colore della pelle dal padre di una delle avversarie dell'Alma Juventus Fano. Sentite. L'episodio che si è verificato i giorni scorsi durante una partita di calcio femminile mi ha colpito, direi mi ha ferito, e per questo mi sono sentito di scrivere una lettera alla ragazza che voglio condividere con voi. Carissima, non conosco il tuo nome, ma conosco il tuo dolore, ed è lo stesso dolore che provo io, perché anche io come te mi sento deluso, arrabbiato e offeso da questo terribile episodio. Sai, come sindaco rappresento Fano e provo un senso di profonda tristezza per queste parole che non appartengono alla nostra comunità, che si è sempre contraddistinta per un senso di fratellanza e di grande rispetto verso l'altro. Nei momenti di difficoltà non abbiamo mai lasciato indietro nessuno, tenendoci tutti per mano. Fano ha un grande cuore e lo ha sempre dimostrato. Ci impegniamo ogni giorno per promuovere e sensibilizzare un modo di vivere e condividere un senso di appartenenza comune. Poi capitano episodi come questo e mi fanno crollare il mondo addosso. È gravissimo. Non voglio nemmeno giustificare dicendo che sono cose isolate. Devo dirti con tutta sincerità che in questo caso avverto un sentimento di rabbia, perché questa tremenda offesa è stata rivolta a te quanto a me. Ci impegniamo ogni giorno per promuovere una città capace di abbracciarsi e di sentirsi. Credo che in una comunità autentica, io insieme a te vogliamo voltare pagina. Non voglio soffermarmi su quell'offesa che fatico a qualificare. Piuttosto penso al male che ti hanno fatto e mi hanno fatto. Piuttosto vorrei chiederti di quello che provi giocando a calcio, rincorrendo un pallone che è anche un rincorrere un tuo sogno. Ti vorrei chiedere che squadra tifi, quali sono i tuoi idoli. Vorrei che mi raccontassi della voglia e dei sacrifici che fai per vivere questa tua passione. Le polemiche non ci devono toccare, perché tu devi continuare a rincorrere quel pallone. E pensa
che nella prossima partita io sarò con te, magari a segnare un gol, a fare un assist per l'attaccante o a esultare con le tue compagne. Si vince insieme, sempre, si perde insieme. Allora noi abbiamo un'altra partita da vincere. In merito all'ordinanza con la quale è stato disposto in via cautelativa il divieto di utilizzo a consumo umano dell'acqua erogata dai pozzi privati in località Falcinetto Basso e località Torno, ASET S.p.A. ha provveduto ad allestire un punto di prelievo alternativo di acqua potabile a servizio della cittadinanza presso l'impianto di Falcinetto Ponte Nuovo di fronte al Civico 16 di località Falcinetto al termine di via Muzio Scevola. Rimaniamo in tema parlando di servizio idrico perché entro dicembre a Fano un utente su tre potrà beneficiare della telelettura. Questo sistema permetterà di individuare tempestivamente le perdite ma anche di ricevere bollette basate sui consumi reali. Limitare i costi, monitorare le reti ed evitare la dispersione di acqua sono questi i benefici che ASET S.p.A. riuscirà a garantire a Fano entro la fine dell'anno, quando un utente del servizio idrico su tre potrà beneficiare della telelettura. Grazie a un apposito trasduttore, la società di servizi potrà controllare da remoto i consumi relativi al singolo contatore, con tutta una serie di vantaggi economici e ambientali. Sono già state coperte tutte le grandi utenze del territorio fanese, vale a dire quelle con maggiori consumi. Ad oggi, nella città della Fortuna sono circa 5.000 i contatori teleletti, di questi 4.500 si riferiscono a utenze domestiche. Un progetto che già esiste su Fano, okay? Vogliamo solo far presente il funzionamento di questo sistema che secondo noi è rivoluzionario e inserire praticamente i quartieri nei quali viene applicato. Il progetto è quello di attuare su tutto il territorio del comune nei prossimi due anni tutti questi contatori telecontrollati in modo di dare la sicurezza ai cittadini di essere monitorati 24 ore su 24 e quindi evitare perdite e evitare di sprecare la risorsa idrica che è sempre più importante. Le località fatte fino ad oggi sono Fano 2, c'è Lido, c'è Centinarola che viene fatta in questo momento e c'è tutta la parte, diciamo così, a nord della Flaminia. L'anno prossimo verrà fatta tutta la parte a sud della Flaminia fino al Ponte Metauro e poi piano piano anche tutte le frazioni. Il monitoraggio continuo consentirà di intervenire subito, evitando che eventuali perdite si riflettano pesantemente sull'importo in bolletta. La telelettura consente inoltre una maggiore trasparenza. Infatti, i consumi aggiornati su base settimanale saranno presto consultabili, previa registrazione sul sito sportelloweb.asetservizi.it. Via radio vengono trasmessi le letture dei contatori ad una rete fissa praticamente. Siamo arrivati a un 20% dell'utenza del comune di Fano, fine anno arriveremo al 30% e il prossimo anno dovremmo arrivare al 50% dell'utenza del comune di Fano. Quali sono i vantaggi? Abbiamo tre letture al giorno per cui noi possiamo monitorare l'utenza, possiamo individuare le perdite interne degli utenti, avvisarli per tempo, possiamo evidenziare dei blocchi contatori. Possiamo evidenziare i riflussi, quindi evitare degli inquinamenti verso la rete e niente, altre cose, anche la frode, nel senso che se vengono staccati questi apparecchi noi ci accorgiamo. È una tecnologia nuova per cui la incentiveremo fino ad arrivare, come ha detto il direttore tecnico Romei, al 90% dei tre comuni gestiti da ASET, che fanno Mondolfo e Monteporzio, nel giro di 5 anni, per un investimento di circa 300.000 euro l'anno. Resta comunque valido l'invito a monitorare il proprio contatore almeno fino a quando non saranno tutti in telelettura. Sono infatti ancora numerose le perdite occulte non segnalate tempestivamente dai privati. È sufficiente una lettura periodica dei consumi e in caso di anomalie darne immediata comunicazione ad ASET S.p.A. Questo investimento di ASET è assolutamente importante, serve a mettere in atto politiche per il risparmio idrico, serve a rendere l'utente più consapevole e a capire come gestire la risorsa idrica. Noi parliamo tanto di siccità, problema dell'approvvigionamento, però abbiamo bisogno di dati per capire come impostare determinate politiche. Vanno bene gli slogan, vanno bene gli approfondimenti, ma a un certo punto occorrono dati per mettere in campo appunto politiche atte a conservare questa risorsa preziosa, preziosissima che l'acqua, non ce ne scordiamo.
E ASET fa sapere che da domani, sabato 5 novembre, riaprirà al pubblico il centro di raccolta differenziata di Pergola, chiuso in seguito all'alluvione del 15 settembre. La struttura, situata in località San Biagio, in via 11 settembre, ha subito danni ingenti. La piena dell'acqua ha divelto alcune recinzioni e spazzato via 4 cassoni container che sono andati perduti, senza dimenticare le conseguenze subite dall'impianto elettrico e da quello idraulico. La società dei servizi si è però attivata subito per ripristinare parte dei servizi offerti dal centro, che riapre in forma ridotta. Resterà aperto il mercoledì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12. Per ogni necessità è possibile contattare il numero verde dell'igiene ambientale di ASET. Apriamo lo spazio dedicato ai nostri reporter di strada, tornando a parlare della segnalazione che vi avevamo mostrato mercoledì 2 novembre relativa all'erba incolta nello spartitraffico che da Fenile porta a Sant'Andrea in Villi. Sebbene la residente oggi ci ha inviato altre due fotografie per mostrarci lo sfalcio dell'erba eseguito proprio questa mattina. E ora apriamo la pagina degli eventi con la mostra mercato dell'olio e dell'oliva che torna a Cartoceto il 6 e 13 novembre. Novità di questa edizione, il profumo all'olio. Tutti i particolari nel servizio che è stato curato da Filippo Pucci. Raggiunge i suoi 45 anni di storia a Cartoceto DOP il Festival, la mostra mercato dell'olio e dell'oliva che negli ultimi anni ha intrapreso un nuovo percorso articolato in enogastronomia, arte, storia, tradizioni, natura e musica. Torna, dopo il successo dello scorso anno, l'appuntamento dedicato all'oro verde delle Marche nelle date del 6 e 13 novembre. All'interno della sede della Confcommercio di Pesaro, questa mattina è stato presentato il ricco calendario di eventi. Si partirà nella prima giornata con l'apertura del festival alle ore 9, mentre nel pomeriggio il taglio del nastro seguito dall'inno di Mameli del Corpo Bandistico di Cartoceto alle ore 15.30. Come sempre, roccaforte della manifestazione saranno i produttori in Piazza Garibaldi, quindi ritroveremo i nostri produttori dell'olio DOP e non solo, che ci faranno anche degustare l'olio DOP Cartoceto grazie allo stand di Food Brand Market che in collaborazione con il consorzio dell'olio DOP Cartoceto ci farà riconoscere l'olio DOP Cartoceto certificato. Ci sarà anche Piazzetta Guerrazzi che quest'anno insieme all'AIS Pesaro ci farà degustare del buon vino e non solo, ci saranno formaggi e altre prelibatezze dei nostri territori. Ovviamente riconfermiamo gli spettacoli a teatro nelle due domeniche, così come i sentieri verdi e quindi le passeggiate per i nostri territori. Spazio anche quindi alla musica, ci saranno le marching band che allieteranno tutte e due le domeniche in giro per il centro storico, ci sarà Piazza 20 Settembre con i clown e questo spazio dedicato ai più giovani, ai piccoli e con i bambini dell'infanzia dell'Istituto Marco Polo e anche ai più adulti. Ci sarà quindi musica e spettacoli anche in piazzetta Guerrazzi. E poi visite ai frantoi, punti ristoro e collaborazioni con 5 scuole del territorio che andranno alla scoperta di tutti quegli aspetti legati all'olio tra preparazione di piatti, curiosità, mostre e fotografie. L'evento, organizzato da Comune e Proloco, per questa edizione si avvale anche di una piacevole novità. Novità, il profumo all'olio DOP Cartoceto. L'olio non è più solo sotto il profilo enogastronomico, ma anche sotto un profilo cosmetico. Ecco, quindi abbiamo fatto creare questo profumo all'olio, una curiosità che ci piace sviluppare. Lo troverete a Cartoceto dopo il festival, ma non solo, anche in alcuni nostri locali di Lucca e del nostro territorio. Riconfermato anche il videomapping sul Palazzo del Popolo, che questa volta sarà dedicato al soprano Renata Tebaldi, a 100 anni dalla sua nascita. Il programma completo dell'evento è disponibile sulle pagine social Facebook ed Instagram di Cartoceto Turismo. Vogliamo che questo festival sia la declinazione, la traduzione di un modello socio-economico di sviluppo che abbiamo in testa per il nostro borgo storico, a partire da quel tipo di eccellenza agroalimentare, ma che sappia valorizzare oltre che tutelare
tutto il nostro patrimonio culturale rurale assieme a tutti gli altri asset di interesse e di attrazione turistica, affinché si possa contrastare da un lato purtroppo il fenomeno di spopolamento, affinché le nuove generazioni siano di nuovo attratte nel investire, nel risiedere all'interno dei centri storici, perché al di là di quelle che sono le iniziative spot di promozione delle eccellenze, si possano costruire dei modelli di sviluppo socio ma anche economico sostenibili, basate per l'appunto sulla valorizzazione di tutto il patrimonio culturale che fortunatamente anche Cartoceto e tutto il territorio sotteso all'areale della DOP Cartoceto possono vantare. Dopo il successo nel lungo ponte di Ognissanti con il boom di visitatori, Acqualagna è pronta a un altro fine settimana all'insegna del Tartufo Bianco, con tanti ospiti, chef stellati e una carrellata di appuntamenti. Sabato 5 novembre il sindaco Luca Lisi conferirà la cittadinanza onoraria a Giancarlo Magalli per aver contribuito a diffondere il nome di Acqualagna e della sua fiera del tartufo in Italia, sia attraverso i canali televisivi e le trasmissioni di cui è stato autore, sia attraverso la propria presenza ultra ventennale in qualità di ospite. La cerimonia di consegna avverrà alle ore 16 in piazza Enrico Mattei. Invece i protagonisti del salotto da gustare saranno gli chef Federico Del Monte ed Enrico Recanati. Tutti gli appuntamenti di domani e di domenica li troverete anche sul nostro sito occhioallanotizia.it. La fiera poi si concluderà il 12 e 13 novembre con lo chef Giorgione e con l'assegnazione del premio nazionale Enrico Mattei. Per questa edizione del telegiornale è tutto, l'informazione torna domani mattina in diretta alle 7 con la nostra rassegna stampa Occhio ai giornali insieme a Massimo Foghetti. Buona serata a tutti.